Ciao a tutti poracci e bentornati. Dopo ormai mesi e mesi di speculazioni, anzi diciamo pure anni, il nuovo aggiornamento firmware della Switch, il 10.0, sembra finalmente aver portato delle conferme concrete per quanto riguarda l'arrivo nel futuro di una Switch Pro. Almeno questo è quello che ci fanno sapere i data miner. Prima di dare il via alle speculazioni però, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se siete nuovi per rimanere aggiornati su Nintendo, Switch e tutto quello che riguarda i videogiochi. Se pensavate che la totale personalizzazione del layout dei controlli fosse l'unica novità degna di nota del firmware 10.0, beh, forse dovreste prendere un attimo in considerazione cosa ha scoperto l'utente Twitter Mike Eskin tra le linee di codice del nuovo aggiornamento. Infatti, sarebbe presente il supporto preliminare a un nuovo hardware dal nome in codice NX-ABCD. Tra i 5 profili di memoria di RAM aggiuntivi trovati, 3 sarebbero dedicati proprio al nuovo modello, e in più degli indizi non meglio specificati rimanderebbero al supporto ad un display secondario compatibile esclusivamente con questa versione. Per quanto l'esistenza di una Switch Pro non sia certo un'idea così campata in aria, prima di analizzare per bene queste poche informazioni scovate da Mike Eskin, è bene ricordare che il dataminer è potenzialmente una fonte affidabile, che già in passato ha dimostrato di essere in grado di anticipare Nintendo spulciando per bene i firmware della Switch. Ad esempio, a luglio 2019, dopo l'annuncio di Switch Lite, Eskin non solo aveva fatto notare come l'esistenza della versione portatile fosse stata già anticipata nell'aggiornamento 5.0, ma come fossero presenti anche degli indizi su una futura revisione di Switch, quella con batteria migliorata, che ancora non era stata annunciata dalla casa di Kyoto. E ora possiamo dare il via alle speculazioni. Se Lite è una Switch che non switcha, a questo punto la Pro potrebbe essere una tradizionale console casalinga, una dock station con al suo interno tutto l'hardware necessario. Anche qui potremmo dire addio alla peculiarità di Switch, il suo essere una macchina ibrida, in favore di un'esperienza di gioco diametralmente opposta a quella di Lite. A questo punto la famiglia di Switch andrebbe a comporsi di un hardware portatile con meno feature, la Lite, una versione domestica in grado di garantire prestazioni superiori, la Pro, e infine la Switch classica, che a questo punto diventerebbe un compromesso tra i due mondi. Possiamo fantasticare su cosa significhi quel supporto ad un display secondario, così come su Lite è possibile collegare dei controller esterni per colmare l'assenza dei Joy-Con, così la Pro potrebbe supportare un nuovo device in grado di fare simultaneamente sia da controller che da schermo secondario. E se, andando a intuito, le altre due Switch potrebbero diventare dei pad a tutti gli effetti, nulla vieta a Nintendo di commercializzare una nuova periferica pensata appositamente per sfruttare al massimo Switch Pro. Sì, insomma, la forma finale della famiglia Switch sarebbe una Wii U. Ma quanto potrà mai essere potente questa Switch Pro? Mike Eskin ci fa sapere che il system on chip di riferimento è pur sempre un X1, anche se in versione leggermente ottimizzata. La Switch Pro non si discosterebbe affatto dall'architettura basata sul Tegra della Nvidia, e quindi, anche se è lecito aspettarsi performance migliorate rispetto agli altri due modelli, non è realistico pretendere alcunché di miracoloso o anche semplicemente standard. Per il dataminer il supporto al 4K, ad esempio, è ancora virtualmente impossibile. Insomma, la situazione si fa interessante anche se ci sono ancora troppe incognite. Voi cosa ne pensate di questa Switch Pro? Farebbe bene Nintendo a proporre un passo in avanti così modesto in previsione della concorrenza con gli hardware next gen? Sono proprio curioso di leggere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Nel mentre lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, anzi, Michele Pro, ciao!